in realtà. Perché i convertitori si usano in applicazioni diversissime e in un intervallo di potenze molto molto ampio. Immaginate, chiaramente abbiamo convertitori DC-DC per l'alimentazione di motori, convertitori DC-DC per un alimentatore, per alimentatori di potenza classici, e qui facilmente si arriva a dover fornire qualcosa dell'ordine dei kilowatt. Okay? Però c'è bisogno di convertitori di potenza anche in applicazioni tipo sistemi di sensori distribuiti, in cui abbiamo, come si dice adesso, lo scavenging, no? L'estrazione dell'energia da vibrazioni o da un dispositivo termoelettrico o da una cella fotovoltaica, e con quella poca energia che si raccoglie bisogna alimentare tutto il sistema. Allora, per esempio, si raccolgono da un generatore termoelettrico 20 millivolt, e con quei 20 millivolt bisogna tirar fuori qualche microwatt a un volt di tensione di alimentazione che faccia funzionare tutto il circuito. Questo va per sistemi impiantabili, indossabili, eccetera. E per far questo comunque ci vuole un convertitore di potenza. E dal punto di vista topologico e architetturale le logiche sono molto simili. Poi chiaramente cambiano i dispositivi che si usano, cambiano un po' le tecniche, ma gran parte delle cose si utilizzano. Allora, dov'è che si inserisce un convertitore DC-DC? Beh, tipicamente in questa posizione, no? Abbiamo l'alimentatore, che può essere monofase o può essere trifase a seconda dei casi. Tipicamente c'è un raddrizzatore, un rectifier, che porta dall'alternata una tensione continua, tipicamente non regolata, in questo punto di solito anche non filtrata. Successivamente si ottiene una tensione, si applica un filtro, magari un filtro raddrizzatore, questi due blocchi possono essere anche insieme, si ottiene una tensione continua non regolata, per portarla al carico la tensione va regolata, d'accordo? Bisogna che sia costante a prescindere dalla temperatura di funzionamento, dal valore della tensione non regolata e dalla corrente che il carico assorbe. Quindi qua stanno convertitori DC-DC. I convertitori DC-DC sono utilizzati ovviamente anche qua dentro, per esempio, perché se hai anche una batteria, la batteria durante la scarica cambia tensione ai suoi terminali, ha tensione massima quando è più carica, e poi lentamente, man mano che si svuota, che si scarica, diciamo, la tensione diminuisce, chiaramente i circuiti devono essere alimentati tutti alla stessa tensione. Quindi tipicamente ho bisogno di convertitori DC-DC a bordo della scheda. Altra situazione un pochino più moderna, diciamo, in cui ho bisogno di tanti convertitori DC-DC distribuiti su una scheda è per esempio attualmente adesso nei sistemi multicore, nei sistemi a processori multicore, perché là in quel caso che cosa succede? Una cosa che probabilmente già sapete, ma insomma, per risparmiare energia in un sistema multicore si fa la seguente cosa: si fa andare ogni core alla frequenza di clock necessaria per gestire l'applicazione. Quindi quando c'è bisogno di massime prestazioni si spinge tutta la massima frequenza di clock, quando c'è bisogno di prestazioni più basse perché il sistema sta girando poco si risparmia notevolmente riducendo la frequenza di clock, d'accordo? Contemporaneamente alla riduzione della frequenza di clock si può anche ridurre l'alimentazione, perché diciamo, se c'è bisogno di andare a una frequenza di clock più bassa il processore è in grado di farlo anche con un'alimentazione ridotta. Nel caso il risparmio di potenza è elevato, sapete, per un sistema digitale avete una potenza che è proporzionale a V quadro e a F. Se riducete F e riducete V quadro analogamente, all'incirca si riesce a ridurre complessivamente la potenza dissipata col cubo della frequenza di clock. Perché una cosa, c'è la F che ovviamente è proporzionale a F, ma si riesce anche a ridurre l'alimentazione in modo significativo con la riduzione di F. D'accordo?
per fare una cosa del genere, riduzione su ciascun core della tensione di alimentazione, c'è bisogno per ciascun core di un convertitore di DC-DC che aggiusti la tensione di alimentazione. Okay? Immaginate quanti core si pensa di introdurre nei microprocessori diciamo, futuri, è chiaro che c'è bisogno di tanti regolatori. Allora, quali sono le topologie circuitali principali? Beh, essenzialmente sono due più derivazioni. Le due principali sono il cosiddetto step down, step up. Step down si chiama anche buck converter, step down si chiama anche boost. E poi ci sono gli altri, sono beh, in realtà derivati dai precedenti, sono delle combinazioni degli altri. Li vediamo un po' tutti in successione. Dunque, partiamo dallo step down, concetto di base. Lo step down si commuta con una modulazione PWM, no? Pulse Width, che vuol dire frequenza costante, si modifica il duty cycle. D'accordo? Allora, caso ideale, giusto per capire dove siamo, immaginate avere l'ingresso non regolato, l'uscita è la tensione che vogliamo, R si è carico, d'accordo? Allora, se io posso fare una modulazione PWM dell'uscita, quindi quando chiudo l'interruttore l'uscita è uguale all'ingresso, quando l'interruttore è aperto l'uscita è 0, quindi in base al duty cycle dell'interruttore io ho che l'uscita è una frazione dell'ingresso. Ok? Questo è il meccanismo. Quindi, è chiaramente, questo è il meccanismo di base. Chiaramente l'idea è che funziona bene se immagino di avere l'interruttore ideale, quindi che non dissipa niente, che il generatore d'ingresso abbia una resistenza d'ingresso nulla e che il carico sia praticamente resistivo. In queste condizioni io riesco a fare una trasformazione della componente continua senza perdite. Va bene. No, nella pratica non si fa così, ci sono due cose principalmente che non funzionano. Ecco, questo è quello che avrei sull'uscita, no? Un'onda rettangolare, il periodo alto è T-on, il periodo basso è T-off, il periodo completo è T-S, chiaramente la tensione media d'uscita sarebbe VD per T-on diviso T-S, cioè VD per il duty cycle, dove VD è la tensione d'ingresso. Questa è la situazione di partenza. Conviene partire di lì per pensare a convertire step down, perché poi vanno fatte le variazioni, che questo concetto di base non funziona, però non sono così stravolgenti le variazioni che facciamo. Perché questo concetto di base non va? Sono due effetti importanti. Prima di tutto è carica induttivo. Spesso ha una componente induttiva forte. Se carico induttivo, immaginate al posto di quell'R un RL, d'accordo? Se provate a staccare, si ha una sovrattensione sul switch che tipicamente nel tempo tende a distruggerlo, o la sovrattensione stessa distrugge l'interruttore, oppure in pratica cosa fate? Ogni volta che spegnete sull'interruttore si scarica tutta l'energia che era nell'induttanza, perché deve andare a zero, l'unico punto dove si può scaricare è l'induttore, questo nel tempo distrugge l'interruttore, quindi questa cosa semplicemente non si può fare. La seconda cosa è che l'uscita va un po' filtrata, perché non si può dare, va bene dare una componente continua, ma va data anche una componente continua un pochino più costante, okay? Non un'onda rettangolare. Quindi da queste due considerazioni si arriva alla forma della topologia classica dello step down, che è questa. In pratica che cosa c'è? La resistenza non è più dove era prima, ma è spostata a valle di un diodo e di un filtro LC. Vedete, in pratica avete qua un diodo e là avete un filtro LC. Vediamo che cosa è cambiato, perché mi servono questi due oggetti. Va bene? La prima cosa è il filtro. Il filtro è piuttosto evidente, no? Il filtro mi serve ad avere un'uscita un pochino più continua. Cioè,
quel filtro LC è un filtro del secondo ordine, ha una frequenza di taglio che è 1 su radice di LC, diviso 2 pi greco, anche se ragioniamo in hertz, e se la frequenza di taglio è molto più bassa della frequenza di switching, della frequenza di commutazione, in pratica al carico va a finire soltanto la continua. Okay? E infatti ho l'attenzione che voglio. Il fatto di avere un filtro LC mi dà il vantaggio che, voglio, che non dissipa non dissipa potenza, no? Potenza viene rimpallata tra l'induttanza e la capacità e idealmente non dissipa potenza. Poi chiaramente un pochino di perdite ci saranno sia nell'induttanza sia nella capacità, ma almeno per ragionare al primo ordine, quantomeno potenza non viene dissipata. Quindi questo è il ruolo del blocco LC. Il diodo a che cosa serve? Il diodo serve a risolvere quel problema che vi dicevo prima, cioè evita che ci sia la sovrattensione sull'interruttore. Okay, in pratica cosa succede? Quando l'interruttore è chiuso, il diodo è interdetto, come se non ci fosse, il meccanismo è quello che vi ho raccontato prima, cioè la corrente arriva dall'ingresso e va nel carico attraverso il filtro stavolta. D'accordo? Nel momento in cui apro l'interruttore, e che cosa succede? Il carico induttivo, l'induttanza serie continua a chiamare la corrente che scorreva precedentemente, però stavolta la possono far venire dal diodo, quindi portano la tensione sul catodo del diodo a meno V gamma, in modo che il diodo comincia a condurre. A questo punto la tensione che arriva sull'interruttore è semplicemente la tensione di ingresso, non c'è più la sovrattensione di cui si diceva prima. L'andamento della tensione sul diodo è quello che prima si aveva sul carico, no? Sul diodo c'è VD quando l'interruttore è chiuso, durante quindi l'intervallo T-ON, e c'è 0 quando l'interruttore è spento. Dal diodo al carico c'è soltanto il filtro passabasso di mezzo, quindi il valor medio della tensione che c'è sul diodo sarà la tensione che c'è sul carico. D'accordo? Quindi il valore medio della tensione che c'è sul diodo è lo stesso valore di prima, cioè è la VD per il duty cycle dell'interruttore. Ok? Allora, vediamo un'analisi un pochino più quantitativa delle varie relazioni e cerchiamo di individuare due tipi di funzionamento leggermente diverso. Il primo che analizziamo è quello più intuitivo e quello più comune, specialmente per potenze elevate, si chiama il modo in conduzione continua. Vuol dire in pratica la corrente nell'induttanza va sempre nello stesso verso, quindi è sempre positiva. Allora, guardiamo la cosa dal punto di vista dell'induttanza. I due grafici sono l'andamento della tensione della corrente, la tensione capi dell'induttanza, la corrente nell'induttanza. La tensione capi dell'induttanza, quando l'interruttore è acceso, è VD meno VO, cioè la tensione di ingresso meno la tensione di uscita, perché l'induttanza è in serie. Trascuriamo la caduta sull'interruttore. D'accordo? Durante invece l'intervallo di tempo in cui l'interruttore è spento, trascurando la V gamma del diodo, ai capi dell'induttanza c'è meno V0. Quindi, vediamo prima durante T-ON. La tensione ai capi dell'induttanza è VD meno V0, siamo nel caso qua indicato in basso, aspettate, fatemi prendere il puntatore laser, il caso indicato in basso. La corrente cresce, ovviamente abbiamo che di su dt è uguale a vd meno vo fratto L, va bene? Questo durante tutto T-ON. Durante l'altro semiperiodo, T-OFF, abbiamo questa situazione, no? Il diodo conduce, quindi la tensione ai capi dell'induttanza è pari a meno vo.
e questo vuol dire che è indicato qua, no? Quindi la corrente cala ed è uguale di su di t a meno V su L. Va bene? Il ragionamento a questo punto è semplice, questa è una situazione periodica, quindi dopo un periodo intero la corrente deve avere il valore iniziale. Quindi se vedo la variazione durante il primo tratto e la variazione durante il secondo tratto si devono compensare. Allora imponiamo questa condizione, ho quindi VDD meno VO fratto L per T on, cioè di quanto cresce durante il tratto in salita, meno VO su L per T off, cioè di quanto scende durante il tratto in discesa. Questo deve essere uguale a 0 in una situazione di equilibrio stazionaria. Va bene. Questo mi consente di ricavare, in realtà quello che avevo già visto prima, cioè se io mi ricordo che T off più T on fa TS, trovo quello che avevo già detto prima, cioè VO fratto VD è uguale a T on fratto TS, cioè è uguale al duty cycle dell'interruttore. Duty cycle può andare da 0 a 1, quindi la tensione di uscita può essere da 0 a VDD. Questo è il motivo per cui ovviamente si chiama step down, perché la tensione di uscita è una frazione della tensione di ingresso modulabile. Era utile questo lucido per vedere quant'è la variazione complessiva della corrente nell'induttanza. Perché che cosa può succedere? A un certo punto, se cala la corrente media, possiamo avere una situazione in cui il minimo di corrente nell'induttanza va a zero. Se cala ancora, si può avere una situazione in cui il minimo di corrente, se cala la corrente media, quindi la potenza assorbita da carico, si può avere una situazione in cui la corrente nell'induttanza diventa anche negativa. D'accordo? Tipicamente è una situazione indesiderata e si cerca di impedirle. Come si fa a impedire? Si mette un interruttore in più che spegne la corrente nell'induttanza quando la corrente diventa negativa. Perché? Perché chiaramente non mi serve a niente, non sta alimentando il carico, sta soltanto dissipando potenza nella corrente di perdita dell'induttanza. Quindi la corrente negativa dell'induttanza è un fattore totalmente diciamo, peggiorativo delle prestazioni del sistema. Quindi conviene cercare di esserne consapevoli e eventualmente azzerare la corrente dell'induttanza piuttosto che farla scorrere in direzione opposta. Per fare questo però bisogna sapere esattamente qual è la situazione limite e qual è la situazione in cui si interrompe la corrente in induttanza e che modo che sarà chiamato modo di conduzione discontinuo. D'accordo? Quindi la differenza tra modo di conduzione continuo e modo di conduzione discontinuo è che nel modo di conduzione discontinuo la corrente nell'induttanza viene staccata quando arriva a zero. Allora, il limite. Questo è il disegno, questa è la corrente in funzione del tempo, siamo al limite di conduzione continua, no? Il minimo è esattamente zero. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il ripple, l'ampiezza del ripple, cioè metà di questa, metà dell'ampiezza picco picco, quindi metà della crescita della corrente durante un semiperiodo, è uguale alla corrente d'uscita. Questo per definizione vuol dire siamo al minimo, e il minimo della corrente è nullo. Allora facciamo due conti, ILB, IL vuol dire corrente nella induttanza, B sta per boundary, è il limite di conduzione, è uguale ai peak mezzi, i peak è la crescita che fa la corrente durante T on, che è VDD meno V0 diviso L per T on. Ok? Quindi questa è la quantità che abbiamo calcolato prima, diviso 2 perché è quello il limite di conduzione continua. Qua possiamo elaborare un minimo ancora l'espressione perché sappiamo che relazione c'è tra VO e VD e quindi vedete qui ho fatto due elaborazioni, T on
è D per TS, D è il duty cycle, e VO è D per VD, quindi posso portare VD in evidenza e mettere qui 1-VD. Quindi questo cosa mi dice? Mi dice che il limite di conduzione continua è funzione di una certa quantità, di un certo numero di cose, anche del duty cycle, che è una variabile di controllo. Questa la posso scrivere in questo modo, e il massimo di D per 1-D è uguale a, questa è una cosa classica, è uguale a un quarto, quando D è uguale a un mezzo, per cui posso chiamare il valore massimo ILB max e poi moltiplicare per una cosa che dipende solo da D. Bene, quindi in pratica ho detto che ILB max è TS per VDD diviso 8L, ed è il valore massimo che ILB può raggiungere. Quindi se io vado a fare il grafico di ILB in funzione di D, mi viene una parabola, che è questa parabola, in cui il vertice è ILB max e si ha per D uguale a 0,5. D'accordo? Pian piano io ho bisogno di sapere nel funzionamento normale quando si passa dalla conduzione continua alla conduzione discontinua. Quindi va esaminato per bene la frontiera. Ok? Allora, con queste informazioni possiamo disegnare una parte del grafico che ci serve. Vediamo la situazione a VDD costante. Allora, io metto insieme un po' di cose che abbiamo ricavato al momento. In conduzione continua, VO su VD è uguale a D, a duty cycle, va bene, e la corrente di uscita è diviso e normalizzata su LB max è maggiore di 4D per 1-D. Quindi, se rappresento questo grafico, VO su VDD in funzione di IO su ILB max, ottengo una cosa del genere. Fin tanto che IO su ILB max è maggiore di 4D per 1-D, che è questa curva, abbiamo VO su VDD uguale a D. Quindi in pratica com'è che si ottiene questa curva? Io so che VO su VDD dipende solo da D, quindi disegno delle rette orizzontali a D fissato, quindi non dipende da IO, ma questo è vero soltanto finché IO è maggiore di una certa quantità, che su questo grafico è una parabola, perché VO su VD è uguale a D, quindi questa è una parabola, che è al massimo quando il duty cycle vale 0,5. D'accordo? Quindi in questa zona sono in conduzione continua, qui dentro sarò in conduzione discontinua e devo capire come vanno le cose. D'accordo? Ecco, questo è una cosa, un ragionamento che stiamo facendo a VD costante, quindi l'ingresso è una tensione costante e l'uscita invece viene modulata modulando il duty cycle. Questa è una situazione tipica di alcune applicazioni, per esempio il controllo di motori. Controllo di motori in continua, io ho un generatore di corrente di tensione continua costante e do un'alimentazione di tensione continua al motore variabile in base alla velocità e alla coppia che voglio ottenere. Quindi si controlla in tensione un motore in continuo. Dunque, volevo fare una precisazione rispetto a una cosa che vi ho detto prima, mi è venuta in mente con una domanda. Che mi è stata fatta, allora, che riguarda il discorso della corrente del discontinua. Allora, guardate un attimo la situazione. Nel back, per esempio, questa è la situazione che abbiamo, no? Allora, nel circuito con il diodo, che è quello che abbiamo visto noi adesso, ma in realtà il problema della corrente negativa come dire, viene risolto direttamente dalla presenza del diodo. Okay?
Per cui quando facciamo l'eguaglianza di dire ok, in Tion abbiamo l'interruttore chiuso, quindi il diodo non c'è e questo è il circuito. E poi diciamo in T-off il diodo è un corto e quindi la corrente va in questo modo. È chiaro che, come dire, questo tipo di circuito equivalente vale soltanto quando la corrente è positiva, che quando la corrente è negativa in realtà è già il diodo che fa sì che non possa andare nella direzione opposta. Quindi non c'è da fare nessuna azione di interrompere la corrente di induttanza, è il diodo che automaticamente la interrompe. Okay. L'analisi che abbiamo fatto noi va bene, è precisa, però quello che va precisato è il fatto che avevo detto interrompiamo noi la corrente nell'induttanza. Finché c'è il diodo la corrente viene interrotta automaticamente dal diodo. Okay. Va bene. Ci sono casi, sono frequenti quelli in cui bisogna interromperla automaticamente, sono quella dei convertitori che diciamo più frequentemente utilizzati adesso, che sono sincroni. Quindi invece di avere un diodo hanno un altro interruttore utilizzato in modo alternato rispetto al precedente. È la stessa situazione che abbiamo col diodo, soltanto che il secondo interruttore viene pilotato in controfase rispetto al primo. Allora in quel caso in realtà si può avere la corrente in inversa anche quando il diodo, anche quando l'interruttore S2 diciamo è chiuso, perché non funziona più da diodo. In questo caso bisogna aprire S2 per interrompere la corrente. Quindi in situazione di corrente discontinua abbiamo tre configurazioni possibili dei due interruttori, cioè S1 on, S2 off per avere la corrente in alto, S1 off, S2 on per avere la corrente in basso, e poi tutti e due gli interruttori a zero nel momento in cui la corrente dell'induttanza si azzera per non avere correnti in direzione opposta. Perché mi danno noi quelle correnti in direzione opposta? Lo vedete bene da qua, una corrente che va in questa direzione di fatto mi sta scaricando la capacità, mi scarica la capacità senza che arrivi energia a carico. Quindi è soltanto una dissipazione inutile di energia che avviene attraverso la resistenza interna della induttanza e attraverso l'interruttore S2. Quindi è comunque una cosa che degrada le prestazioni. Ecco, però la puntualizzazione da fare è che finché c'è un diodo vero e non c'è una schematizzazione di diodo, ci pensa lui a bloccare la corrente. Ok, vediamo che succede in conduzione discontinua. In conduzione discontinua la situazione è questa, sempre stiamo ragionando a VD costante. Quindi abbiamo, questa è la tensione e la corrente nell'induttanza. Guardiamo la corrente, che è la cosa più importante. La corrente sale durante un primo tratto, quando l'interruttore è chiuso, scende quando l'interruttore è aperto. Poi c'è un altro circuito che quando la corrente va a zero stacca l'induttore, quindi qui la corrente va a zero. È la somma di queste tre cose che fa, di questi tre intervalli di tempo che fa il periodo complessivo della commutazione, e si può valutare la corrente di picco, perché questa prima parte VD meno VO per DTS fratto L è la rampa in salita durante Tion. Tion dura D per TS. Okay? Questa è esattamente uguale alla rampa in discesa, all'escursione di corrente in discesa durante l'intervallo delta 1. V per delta 1 TS, e l'intervallo è delta 1 TS, no? Delta 1 è la frazione del periodo. Delta 1 TS intervallo diviso L, che è l'induttore. Quindi questa è la relazione che mi determina questo triangolo. A che cosa mi serve? Mi serve perché
da qui, eguagliando le due cose, vedete, L si semplifica con L, TS va via con TS, riesco a determinare il rapporto che c'è tra la tensione d'uscita e la tensione d'ingresso. Quindi semplifico TS, semplifico L e poi ovviamente raccolgo i termini con VO e con VD, mi viene VO su VD uguale D fratto D più delta 1. E va bene. Per completare il grafico di prima ho bisogno di capire se riesco a esprimere delta 1 in funzione delle altre quantità, perché deve dipendere dalle altre quantità. Ok, quindi cerchiamo di farlo. Allora, qui che cosa abbiamo fatto? Bah, qui ho semplicemente preso l'ultima espressione e siccome faccio il conto a VD costante voglio avere l'espressione in funzione di VD. Quindi al posto di VO, qui ho scritto VD per D diviso D più delta 1. Quindi da qui ottengo questa espressione. Va bene? Ho tolto VO e ho voluto mettere VD usando questa espressione. Va bene. Adesso ho bisogno di un'altra espressione indipendente per riuscire a ottenere la stessa quantità. E va bene, qui invece non mi ricordavo, l'accorpiamo in modo da definirle in funzione della LB max che avevamo definito prima. Vi ricordate prima LB max era VD per TS fratto 8L, fratto 4L. Ok, quindi c'è 4 di LB max, un piccolo aggiustamento non ha, è giusto per presentare il grafico di prima. Torna all'espressione, vero? Era 8, lo ricordavo bene io, ricordavo bene, ho detto 8 perché mi ricordavo 8, qui ho scritto L. È 8, vabbè, mettete 8, poi lo correggo io appena posso. Ecco, quest'altra considerazione, questa qui è un'altra cosa. Allora, che cosa mi dice questo? Calcoliamo la corrente media. La corrente media nell'induttanza è la corrente che scorre nel carico, perché il carico è in serie all'induttanza. Dall'induttanza c'è il carico e c'è la capacità. Nella capacità la componente continua non passa, quindi la componente continua dell'induttanza va tutta nel carico, d'accordo? Allora, la componente continua dell'induttanza è calcolata in questo modo. Ho un triangolo, devo calcolare il valore medio, devo fare I picco per la base del triangolo che è D più delta 1 per TS, diviso 2. Quindi questa è l'area sottesa dal triangolo, che è uguale alla corrente media per il periodo completo di commutazione. D'accordo? Quindi questa IO è la corrente nel carico, è la corrente media nell'induttanza. Media mediata ovviamente anche sull'intervallo di tempo in cui la corrente dell'induttanza è zero, è mediata su tutto il periodo. A questo punto, qui che cosa faccio? I di picco ce l'ho già scritto in funzione di LB max, sostituisco qua dentro, mi si semplifica un po' di roba perché si semplifica D più delta 1 con D più delta 1, TS e TS va via di qua e mi viene un, un D per delta 1 a moltiplicare. Ecco, vedete, infatti torna. Questa era un 8 e condiviso 2 mi dà un 4, probabilmente copiando. Ok? No, scusate, sono davanti. No, mi sposto. Che va, ditemelo, ho visto le teste che... Allora, fate prima... Ok, d'accordo, quindi ho semplicemente sostituito il picco qua dentro, qui era un 8, e 8 diviso 2 fa il 4 che appare da questa parte. Ok? Quindi adesso io che cosa ho? Ho più o meno quello che mi serve per completare il grafico, perché da una parte c'è VO su VD in funzione di D e di delta 1, dall'altra parte ci sarà IO su ILB max.
Allora, che cosa ho fatto qua? Delta 1 lo ottengo da qui, lo sostituisco qua dentro, quindi al posto di delta 1 mi viene I diviso 4 I per LB, IO diviso 4 I per LB max, poi c'è un D a dividere che porto a moltiplicare tutti i termini, quindi viene un D quadro. Allora, questa è la curva valida in condizioni di conduzione discontinua. Quindi posso portare questa espressione sull'altro grafico e vedere nella zona di conduzione discontinua che relazione c'è tra le varie quantità. Lo faccio, questo è il grafico completo. Quindi adesso ho aggiunto la parte interna. Quindi ricapitolando, se io su LB max è maggiore di questa quantità, sono a destra della zona tratteggiata, dove V su VD è uguale a D. Se sono invece in conduzione discontinua, cioè se IDO, la corrente di uscita, è minore di una certa quantità, allora vale la relazione che ho appena trovato. E la relazione che ho appena trovato, vedete, quando IO va a 0, porta il rapporto V su VD a 1. Quindi sono tutte delle, in pratica sono degli iperboli che portano a 1. Che questa relazione quindi mi dice, fissato il duty cycle, fissata la corrente d'uscita, quant'è la tensione d'uscita. Quindi fino a, per un certo periodo è costante, che è la cosa che intuitivamente abbiamo visto subito all'inizio, ma in realtà facilmente va a situazioni, diciamo, ad avere un comportamento diverso. Questo vuol dire che se voglio mantenere la tensione d'uscita costante, devo, man mano che vado in zona di conduzione discontinua, devo abbassare il duty cycle. Conoscere queste relazioni è fondamentale dal punto di vista del controllo poi dell'alimentatore. L'aspetto di conduzione discontinua è particolarmente importante negli ultimi anni, perché l'accento sulla riduzione del consumo di energia è venuto fuori soprattutto negli ultimi anni. Cosa succede? Finché il sistema elettronico funziona a pieno regime, tipicamente siamo in questa zona, no, perché è tutto dimensionato perché possa funzionare correnti in modo tale che le correnti d'uscita siano correnti elevate. È dimensionato tipicamente in questa zona, però ci sono gli intervalli di tempo durante i quali il dispositivo è in stand-by oppure funziona a bassi regimi, che se non usassi la conduzione discontinua avrebbero delle perdite interne particolarmente elevate. Okay? Questo mi consente di abbattere le perdite nell'induttanza. Di solito tenete presente che le perdite dell'induttanza sono la componente principale delle perdite interne in un convertitore DC-DC. Okay? Perché l'induttanza è sempre attraversata dal corrente, da tutta la corrente. Quindi quando la corrente erogata diventa bassa, se voglio abbattere le perdite interne devo staccare l'induttanza quando non serve. Ok, c'è un'altra situazione che riguarda sempre questo tipo di convertitori, che ora non abbiamo guardato, è speculare rispetto a questa, che è quella in cui la tensione d'uscita sia continua, sia costante. Questa, dicevo, costante VDD varia l'ampiezza e la tensione d'uscita, è quella classica del controllo motori. Però quando invece ho un alimentatore di tensione, tipicamente l'alimentatore vuole una tensione d'uscita costante anche quando il carico non assorbe. Quindi mi trovo in situazione di VO costante. Allora, vediamo cosa succede quando VO è costante. Riguardiamo la stessa cosa. Prima cerchiamo di esplorare il limite di funzionamento. Allora, adesso guardiamo la rampa in discesa. Al limite di conduzione continua abbiamo di nuovo che
la corrente, il limite sarà la corrente d'uscita uguale a ILB, che è il ripple sulla corrente nell'induttanza. Questo ripple ora, se vogliamo esprimerlo in funzione di VO, possiamo calcolarlo come la variazione di VO nel tratto in discesa diviso 2. La variazione di VO nel tratto in discesa è VO per T off, che è TS per 1 meno D, diviso L, e poi diviso 2 perché prendo l'ampiezza. Allora, questo dipende da D in modo più semplice. Possiamo definire stavolta in funzione di VO una ILB max, che è il coefficiente di 1 meno D, è VO per TS fratto 2L per 1 meno D. Allora, questo è il limite della conduzione continua, quindi in cui ha senso dire 1 meno D. Quando siamo in conduzione discontinua, possiamo esprimere la corrente di picco in funzione di delta 1. Abbiamo VO per delta 1 TS, che è la durata della rampa in discesa, diviso L, che possiamo scrivere in funzione di ILB max come 2 per ILB max per delta 1. Ok? Niente di particolare fin qui. Allora, qui seguo il tratto di prima. Questo l'avevo scritto già prima. La corrente media è uguale all'area del triangolo, che è I di picco per D più delta 1, ho semplificato TS perché sarebbe stato presente anche di là, diviso 2. Questa è l'area del triangolo, diviso 2. Beh, qui si capiva meglio se mettevo TS da una parte e TS dall'altra. Io ho per TS, quindi io e la corrente media nel periodo, è uguale ai peak per D più delta 1 fratto 2. Allora, questa la posso esprimere in funzione di LB max, secondo quello che ho visto prima, facendo semplicemente la sostituzione, il 2 va via col 2, mi viene qui un ILB max per delta 1 per T più delta 1. Ok? Il conto qui lo posso fare più veloce perché è esattamente lo stesso di prima, voglio soltanto tenere presente che tengo VO costante, non VD. La relazione tra VD e VO l'avevo già trovata, era questa, scritta al contrario, diciamo invertita rispetto a come l'ho scritta precedentemente, credo. No, forse è uguale. Sì, no, invertita, ho scritto. Giusto perché voglio tenere VO costante. E a questo punto posso fare l'operazione. Che cosa consiste questa operazione? Consiste nel dire, va bene, allora, al posto di delta 1 qua e qua, sostituisco qualcosa in termini di VD. Quindi, al posto di questo D più delta 1, sostituisco un D per VD su VO, che è questo. Al posto di questo delta 1, sostituisco un VD su VO meno 1, che è questo pezzo. Quindi ho la relazione IO su LB max in funzione del rapporto VD su VO, che mi serve per disegnare il grafico di prima. Allora, questo grafico che separa la conduzione continua dalla conduzione discontinua si rappresenta di solito avendo VD come parametro e D come variabile d'uscita. Quindi ho qui esplicito D in questo modo, no? Quindi faccio D uguale a, ho il rapporto tra IO e LB max, VO e VD, e poi ho 1 meno VD su VO a denominatore, quindi alla meno 1, tutto alla 1 mezzo. Questo porto fuori. Ci siamo?
Ok, vado avanti. Allora, ricapitolando. Adesso faccio il grafico a V costante. Ok, il grafico è D in funzione di IO normalizzata su LB max, adoperando come parametro VD su VO. Ok? Allora, qui com'è che si procede? Quando IO è maggiore di LB, che vuol dire su D maggiore di 1 meno IO su LB max, questo l'abbiamo scritto prima, no, perché IO maggiore di LB, ILB è ILB max per 1 meno D, se sostituisco è quello, a posto di LB max scrivo ILB max per 1 meno D, trovo una condizione su D, vuol dire D minore di 1 meno IO su LB max, che è questa linea tratteggiata. Quindi a destra di questa linea, sopra questa linea, vale la conduzione continua e quindi D è VO su VD. Quindi non dipende dalla corrente d'uscita, il duty cycle che devo imporre dipende soltanto dal rapporto tra VO e VD. Il duty cycle è funzione solo di quel rapporto. Quindi questo è il tratto sopra questa curva. Nella regione discontinua invece, sotto la curva, D ha quell'espressione che abbiamo trovato prima. Quindi è funzione anche della corrente. In particolare si vede che funziona la corrente in modo tale che come una radice quadrata della corrente, no? Quindi quando la corrente va a zero, anche D va a zero. Quindi questo andamento è un andamento con la radice quadrata della corrente. Guardate, dal punto di vista del controllo cambia molto, dal punto di vista circuitale, specialmente del controllo del duty cycle cambia molto, perché in un sistema in conduzione continua il controllo del duty cycle si fa in modo molto semplice: vado a vedere quant'è la tensione d'uscita, se la tensione d'uscita, cioè quant'è la tensione regolata, la confronto con un riferimento interno, se la tensione regolata è minore del riferimento interno alzo il duty cycle, se la tensione regolata è maggiore del riferimento interno abbasso il duty cycle. Quindi si fa in modo molto semplice quando siamo nella fase di conduzione continua. Quando siamo nella conduzione discontinua, che è sempre più caratteristica di un sistema di potenza ben pensato, come dire, ad alta efficienza energetica, quindi che ha un'efficienza alta anche per bassi regimi, allora il duty cycle non si regola soltanto con la tensione d'uscita, bisogna avere anche informazione della corrente. Ok? Va bene, piccola considerazione veloce su Ripple che per il momento abbiamo completamente trascurato. Facciamo una cosa al primo ordine. Allora, all'ordine 0 il Ripple l'abbiamo trascurato, abbiamo detto che la tensione d'uscita valeva VO. Se analizziamo in dettaglio quello che succede, ci possiamo aspettare che ci sia un po' di Ripple, perché comunque varia la corrente nell'induttore. La corrente nell'induttore che varia, e noi al primo ordine possiamo fare un ragionamento di questo tipo. Diciamo, la componente costante della corrente nell'induttore va tutta dentro il carico, la componente variabile viene tutta assorbita dalla capacità, d'accordo? Però se la capacità non è infinita, quando assorbe corrente cambia la tensione, d'accordo? Quindi al primo ordine possiamo fare questo conto. Se questo è il ripple sulla corrente, è l'andamento della corrente nell'induttanza, e questo tratto orizzontale è il valore medio,
questo rettangolo qui nero è la carica che in un semiperiodo accumula la capacità e poi rilascia nel semiperiodo successivo. Calcoliamo quant'è questa carica, dividiamo per la capacità e quello è l'aumento di tensione sulla capacità, cioè il ripple che abbiamo sulla tensione d'uscita. D'accordo? Allora, come la facciamo a calcolare? È un triangolo, la base è TS mezzi, l'altezza è il ripple sulla corrente, chiamiamolo delta IL mezzi, l'abbiamo chiamato il peak quando si partiva da zero, è proprio la stessa quantità, e diviso 2 perché è l'area di un triangolo. Ok? Quindi è importante questo per capire cos'è che influisce il ripple, non c'è da sorprendersi molto. Allora, quant'è il ripple sulla corrente? Facciamo il conto in discesa durante il T-off, la durata del T-off è 1 meno D per TS, quindi 1 meno il duty cycle per TS, la derivata della corrente è V su L, quindi questo è il ripple delta IL totale, la stessa quantità che abbiamo calcolato un sacco di volte finora. La variazione della tensione d'uscita sarà delta Q su C, quindi questa è l'ampiezza della variazione, più o meno delta VO vale. Delta Q fratto C, sostituisco questa quantità, mi viene 8 a denominatore, al posto di L ho V su L per 1 meno D per TS e poi ho un TS mezzi a moltiplicare. Mi conviene esprimere il ripple in termini relativi, cioè delta V su V, e poi mi posso ricordare che TS qua, TS è l'inverso della frequenza di switching e 1 su LC è il quadrato della frequenza di taglio del filtro. D'accordo? Quindi sostituisco queste cose e mi viene questa quantità. Quindi, ricapitolando, sì, qui ho messo anche il 2pi greco quadro perché 1 su LC è omega C quadro, no? Quindi se voglio mettere FC devo mettere 2pi greco al quadrato. Quindi 2pi greco al quadrato fa 4pi greco quadro, con l'8 a denominatore viene un 2 a dividere. 1 meno D e qui c'ho FC su FS al quadrato. Questa è la parte più interessante. Quindi il ripple com'è che si abbatte? Essenzialmente questo è una cosa che vale all'incirca pi greco mezzi su 2 fa 5. 1 meno D fa circa 1, che poi varia a seconda della situazione. Quindi questo fa 1. Quindi questo rapporto qui fa circa 5. Se voglio ridurre il ripple devo ridurre questo rapporto. Avere un rapporto il più basso possibile tra la frequenza di taglio del filtro e la frequenza di switching. Questa è già una prima cosa e fa capire che conviene avere frequenze di switching elevate. No. A frequenza di switching elevata riesco a ridurre il ripple in modo significativo. Posso ridurle anche abbassando la frequenza d'angolo del filtro. Quello mi costa di più, perché abbassare la frequenza d'angolo del filtro vuol dire tipicamente mettere una capacità più grande. Okay. Posso anche mettere un'induttanza più grande, ma ragazzi, l'induttanza più grande ha delle perdite più grandi. Quando aumento L, aumento anche la resistenza serie, quindi lo pago da qualche parte. Anche il C grande lo pago col costo, quindi ecco, alla fine spesso è una soluzione non male quella di alzare la frequenza di switching anche per ridurre il ripple. Ok? Allora, ora questo tipo di analisi lo facciamo anche per i boost, un pochino più rapida, perché vabbè, alcuni aspetti sono simili e li abbiamo già visti. Ok? Allora, il convertitore di tipo boost, è cosiddetto step up, step up è la parola che si capisce, boost insomma lo devi sapere, quindi step up che cosa vuol dire? Che la tensione d'uscita è maggiore della tensione d'ingresso. Questo è impiegato in una miriade di applicazioni, anche quelle che vi raccontavo prima di scavenging, tipicamente hanno bisogno di tirare su parecchio la tensione. Quindi, anzi, un fattore anche di step up, anche di 50, 60. Però sono frequenti le applicazioni,
per le quali abbiamo bisogno internamente di generare tensioni di funzionamento elevate. Era un classico nei vecchi televisori con tubi a raggi catodici, no? Cioè bisogno di tensioni elevate per il controllo del tubo. Allora, il classico uso sono power supply, quindi quando abbiamo bisogno di tensioni elevate, e anche il freno rigenerativo, quindi il freno elettrico dei motori in continua. Questo vediamo quando facciamo i motori in continua. Allora, il principio di funzionamento è super semplice. Quando lo guardiamo i blocchi principali, abbiamo un interruttore solo, induttanza, capacità, resistenza e diodo, come dire, in una configurazione diversa. Allora, vediamo com'è che funziona. Quando l'interruttore è chiuso, la tensione d'ingresso è applicata all'induttanza, quindi stiamo energizzando l'induttanza, stiamo dando energia all'induttanza, no? Quindi la corrente nell'induttanza cresce perché è applicata una tensione continua e quindi l'induttanza accumula energia sotto forma di campo magnetico. Okay? Di là il diodo è spento, ovviamente, e il carico è mantenuto, la tensione sul carico è mantenuta dalla capacità, quindi in questa fase la capacità sta erogando energia a carico. Ok? Fase switch on, invece, che cosa succede? L'interruttore si apre, l'induttanza spinge corrente, continua a spingere corrente e manda il diodo in conduzione. Quindi a questo punto il carico viene attraverso il diodo alimentato direttamente dall'induttanza e dall'ingresso. Il trasferimento di energia è dall'ingresso e l'induttanza verso il carico. La capacità si ricarica, ok? Riprende, se si è scaricata il ciclo precedente, si ricarica anch'essa. In questa fase la induttanza cede energia al carico, quindi la VL col segno che è indicato lì è negativa e per cui la tensione sul carico è maggiore della tensione d'ingresso. Questo è il meccanismo di funzionamento, come dire, detto in termini proprio elementari, lo facciamo due conti, ma insomma il meccanismo è questo, si sfrutta il fatto che l'energia, che l'induttanza ha una sovrattensione quando si prova a frenare la corrente e questo dà la sovrattensione che voglio in uscita. Allora, vediamo la situazione di conduzione continua, che è situazione più standard. Abbiamo quindi la tensione sull'induttanza che varia da VD durante T-ON a VD-VO durante T-OFF, dove VD-VO è negativa, perché VO è più grande di VD. Quindi durante il primo tratto la corrente sale, durante il secondo tratto la corrente scende. Condizioni periodiche, la variazione totale deve essere nulla. Quindi VD su L è la derivata nel primo tratto per T-ON, è la, come dire, la variazione di corrente nel tratto di salita, più T-OFF per VD-VO diviso L, che è la riduzione del tratto di discesa, deve fare 0. E questo, T-ON è D per il, duty side, per il periodo, T-OFF è 1-D per il periodo, e questo mi dà la relazione tra VO e VD in funzione del duty cycle. Ecco, già scritto tutto, T-ON è D per TS, T-OFF è 1-D per TS, se sostituisco trovo questa relazione, da cui poi, elevato L, ovviamente semplifico in TS e trovo VO su VD uguale 1 diviso 1 meno D, okay? Che è quello che volevo. Notate che se D, se il duty cycle si avvicina a 1, in principio posso avere la tensione uscita grande quanto voglio, okay? Questo è vero entro certi limiti, perché stiamo considerando il sistema senza perdite e stiamo trascurando le perdite per il momento. Nella pratica non posso arrivare a qualunque valore, perché tipicamente più è grande D, più aumentano anche le perdite, quindi non, la cosa, come dire, non funziona così. Ma continuiamo a ragionare sul sistema ideale senza perdite. Noi il dettaglio quantitativo delle perdite nell'ambito di questo corso non riusciamo a farlo, è una cosa che di solito in fase di progettazione si fa,
ovviamente si fa sia carta e penna sia col simulatore circuitale, però diciamo, per il momento facciamo sulle pete soprattutto considerazioni di tipo qualitativo. Allora, l'altra cosa importante è che anche in questo caso, se consideriamo il switch senza perdite, il diodo senza perdite, è tutto, tutto il sistema è senza perdite. Quindi la potenza erogata dal generatore d'ingresso, la potenza attiva erogata dal generatore d'ingresso, va tutta a finire nel carico. E qui, per cui VO per IO, che è la potenza assorbita dal carico, è uguale a VD per ID, che è la potenza erogata dal generatore. VD è costante, quindi ID invece è il valore medio della corrente. La corrente erogata dal generatore non è costante, varia con questa onda triangolare. Allora, quindi intanto abbiamo trovato la relazione tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso, e vediamo adesso fino a che valore di corrente questa relazione vale, cioè vediamo il confine tra funzionamento continuo e funzionamento discontinuo. Di nuovo, il limite quando è che si ha? Quando la tensione d'uscita equivale alla corrente, quando la corrente d'uscita equivale alla corrente di Ripple. Quindi vediamo la corrente di Ripple nell'induttanza quant'è. La corrente Ripple è VD per Tion, VD diviso L, la derivata della corrente, per Tion, questa è la variazione della corrente, diviso 2. Ok? Allora, VD è VO per 1 meno D, Tion è TS per D, diviso 2L. Questo qua è il grafico di questa espressione, ILB in funzione di D, vedete c'è una quantità costante per 1 meno D per D, quindi 1 meno D per D è una parabola con la concavità verso il basso che è il massimo quando D è uguale a 0,5. Va bene, quindi questa curva è questa parabola, va bene? Quindi siamo qua adesso. Allora, dunque, questo qui è il Ripple nell'induttanza. La corrente d'uscita è legata alla corrente nell'induttanza attraverso questa relazione. IO è IL per 1 meno D, questo va un pochino visto un attimo insieme, credo di averlo già... Vediamolo da qua. No, dunque, dovrei averlo già indicato. Ecco, sì, guardate, è da questa relazione qui. Strano che non l'abbia scritto. No, ok, questa relazione qui. VO su VD è 1 diviso 1 meno D. Quindi IO su ID è uguale a 1 meno D. Quindi IL è la corrente D, la corrente limite sull'uscita è, la corrente d'uscita è 1 meno D per la corrente IL, per cui il limite sulla corrente d'uscita è uguale al limite sulla corrente IL per 1 meno D. Se sostituisco viene semplicemente un 1 meno D in più a moltiplicare. Questa curva in funzione di D è rappresentata qui. Questo andamento qua. Quindi il massimo ce l'ha, facendo due conti, il massimo ce l'ha quando D è uguale a un terzo, in questa posizione. Quindi conviene anche questo esprimerla in funzione del valore massimo, come abbiamo fatto prima. Quindi in questo caso il valore massimo è quando D è uguale a un mezzo, in questo caso il valore massimo è quando D è uguale a un terzo. ILB è massima se D è uguale a un mezzo, quindi chiamiamo ILB il valore massimo ottenuto. Ops,
e qui è questo, e IOB è massima se D uguale a un terzo, IOB massimo è il valore per D uguale a un terzo, e se metto al posto di D uguale a un terzo, qui ottengo 2 terzi al quadrato per un terzo, che fa 4 ventisettesimi. Dunque per un terzo ottengo 4 ventisettesimi, quindi viene 2 su 20, il 4 semplifico il 2, viene 2 su 27 per V per TS diviso L. Questo è IB max. Mi torna utile per normalizzare la IOB, e se lo sostituisco qua dentro mi viene che IOB è uguale a IOB max per 27 quarti per 1 meno D al quadrato per D. Ok? Perché mi serve questa cosa? Per far vedere, per riprodurre di nuovo il grafico di prima. Cioè, vediamo e calcolare, mettere quel grafico dove ho, aspettate un attimo, ecco questo, dove ho D da un lato e la IO normalizzata sulle ascisse. Allora, se prendo questo grafico, quando IO è maggiore di OB, vale che D è uguale a 1 meno VD fratto VO, che è la quantità che abbiamo trovato all'inizio. Seguitemi un attimo, vedo un secondo. Qui, da questa espressione qua. Da qui, se io inverto, mi viene 1 meno D. Quindi da qui trovo D uguale a 1 meno VD meno VO. Quindi la relazione tra D e VD è questa, ed è quella che stavo usando di là. Qua. Questa qua. Quindi, indipendentemente da IO, il duty cycle è funzione solo del rapporto tra VD e VO. Quindi fissato il rapporto che voglio tra VD e VO, il duty cycle è imposto. Quindi in tutta questa zona, per effettuare il controllo dell'ampiezza, devo semplicemente verificare l'ampiezza d'uscita e aggiustare di conseguenza il duty cycle. Questo vale per IO maggiore di un certo valore, che è funzione di duty cycle. Questa, l'espressione che abbiamo trovato è questa, che mi dà questa curva qua. Vedete che al picco vale 1 quando D vale un terzo, è quella che avevamo trovato prima, questo è D uguale a un terzo. Per valori di corrente inferiori, invece, siamo nella zona di conduzione discontinua. E quindi a quel punto il duty cycle lo aggiusto, non semplicemente imponendo la corrente, la tensione d'uscita, ma devo avere informazioni anche sulla corrente. Dunque, ecco, questo è quello che mi era saltato. Allora, vediamo in conduzione discontinua che cosa avviene. La corrente in induttanza è questa, no? Abbiamo un tratto in salita durante un periodo D per TS, il tratto in discesa durante un periodo sigma 1, delta 1 per TS, e poi il tratto nullo. Allora, dobbiamo applicare lo stesso tipo di procedimento che abbiamo visto nel caso del convertitore di tipo BAC. Quindi, consideriamo il fatto che in condizioni periodiche la salita, la variazione in alto è uguale alla variazione in basso. Quindi la variazione in alto è VD su L, che è la pendenza, per DTS, che è il tempo. Quindi questo è il tratto in alto. Il tratto in basso è VD meno VO su L, che è la pendenza, per delta 1 TS, che è il tempo.
la variazione in alto e la variazione in basso totalmente devono portarmi una variazione nulla nell'arco di un periodo. In questo ce l'ho. Andando avanti, a questo punto, semplificando, LL, TS, TS vanno via, trovo una relazione tra D, VD, delta 1 e VO, che è questa qua, VO su VD è uguale a 1 più D su delta 1. Questa è ottenuta semplicemente prendendo la prima relazione. Mi ricordo che vale la considerazione fatta all'inizio, cioè che non ci sono perdite interne, quindi il prodotto VO per IO è uguale al prodotto VD per ID e quindi questo rapporto mi dà anche il rapporto inverso tra le correnti. Okay? Di nuovo, perché sto facendo questo conto? Che voglio trovare che espressione lega D alla al rapporto tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso quando la corrente è più piccola, cioè quindi quando siamo in modo discontinuo. Ok, questa è la prima parte. Poi mi serve l'altro pezzo, il solito altro pezzo, che è la corrente media in L. Allora, di nuovo, cosa dico? La corrente media in L, che è la corrente di uscita del generatore per TS, per il periodo completo, è uguale all'area sottesa da questo triangolo, quindi l'integrale della corrente lungo il periodo. Allora, com'è che la calcolo? La calcolo facendo base per altezza diviso 2. L'altezza è quella che ho trovato prima, questa è l'altezza, VD su L per DTS, questa qui è la base, D più delta 1 per TS è la base del triangolo, diviso 2, perché sto calcolando l'area del triangolo. Quindi a questo punto ho tutti gli elementi che mi servono, semplifico quello che posso semplificare e dalla corrente media in L devo tirar fuori la corrente nel carico. Stavolta le due cose non sono esattamente uguali, perché la corrente di induttanza è uguale alla corrente erogata dal generatore, ma non è esattamente la corrente che arriva al carico. Quindi la relazione tra IO e D l'avevo scritta prima, IO è uguale a D per delta 1 diviso D più delta 1, al posto di D sostituisco il pezzo che ho trovato prima e mi si semplifica abbastanza, cioè va via questo D su più delta 1 col D più delta 1 al denominatore, qui rimane un D per delta 1, questo TS era andato via con questo, VD per TS e 2L al denominatore, d'accordo? Quindi ho questo e ho questo, e ci sono quasi per disegnare il grafico. Una volta qui questo pezzo qua lo trasformo con questo pezzo qua. Avevo definito prima io B max, se guardate nei punti di prima, io B max era definita in funzione TS, a questo punto mi conviene introdurla, così poi posso avere un'espressione in funzione del rapporto io su io B max. D lo ritrovo qui, al posto di delta 1 sostituisco la cosa che mi viene da qua. No, da qui trovo D su delta 1 uguale a VO su VD meno 1 e quindi al posto di delta 1 posso scrivere VD diviso VO meno VD per D, che è quello che ho fatto.
sono stato rifatto, chiami tutti i passaggi, qua non riusciamo ad arrivare in porto poi. Ok, quindi una volta che ho questa cosa sono arrivato in fondo, perché a questo punto, vedete, posso scrivere D in funzione di IO su IO Bmax usando come parametro VD su VO. E questa è l'espressione che mi viene, no? Ora esplicito D, è un'espressione un pochino complicata, ma non dal punto di vista non concettualmente. In pratica ogni volta quando sono in modalità discontinua per trovare la relazione devo imporre due condizioni. Uno è trovare la corrente media nell'induttore e trasformarla in una corrente media nel carico, e l'altra cosa è trovare la relazione che c'è tra le tensioni di ingresso e di uscita in funzione di duty cycle. Da quelle due ricavo sempre l'espressione. A questo punto sono pronto per piazzarlo qua. Quindi quando io è minore di OB, sono nella parte interna della curva, ho questa espressione. E vedete, questa espressione ha una caratteristica simile a quella che aveva precedentemente, cioè varia in funzione di IO con la radice quadrata. Quindi qui ho un andamento che è in pratica una parabola, non una parabola, cioè una radice quadrata, con la concavità verso il basso, come deve avere una radice quadrata. Quindi l'uso principale che si fa di queste curve è, come ripeto, il seguente: quando siamo a correnti inferiori alla soglia di conduzione continua, il controllo del duty cycle si deve fare non più semplicemente considerando la tensione d'uscita, ma anche considerando la corrente. Ripple. Le perdite non le guardiamo, ma qui giusto per elencare quali sono i componenti in cui vanno considerate. Ci sono perdite nell'induttore, resistenza serie, perdite nel condensatore, di nuovo resistenza serie, nell'interruttore e nel diodo. Se uno volesse fare il conto dovrebbe considerarle separatamente tutte. Noi per il momento stiamo trascurandole. Per il Ripple l'ipotesi che facciamo diciamo è simile a quella che abbiamo fatto precedentemente. All'ordine 0 noi consideriamo che la tensione d'uscita sia VO, però se ci ricordiamo com'è che funziona il dispositivo, prendiamo un attimo il circuito, ecco, vabbè, si vede meglio così. Durante l'intervallo di tempo, durante il quale l'interruttore è chiuso, la capacità si scarica sulla resistenza, quindi mantiene la tensione sulla resistenza, chiaramente eroga corrente, e quindi ovviamente al primo ordine dobbiamo tenere presente che si scarica. Quindi l'escursione massima della tensione quanto sarà? Sarà la caduta di tensione che si ha sulla capacità durante l'intervallo di tempo in cui il diodo sta chiuso. Quindi dobbiamo contare durante T-on. Allora, aspettate, vado avanti. Allora, delta VO sarà delta Q su C, dove delta Q è la carica perduta dalla capacità. Durante T-on la capacità che carica perde? Perde una carica che è uguale a T-on, che questo è T-on, D per TS, per la corrente che eroga. E la corrente che eroga è VO diviso R, cioè la tensione d'uscita diviso la resistenza di carico. Quindi, sostituendo tutto, vedete, mi viene che è piuttosto semplice la cosa se scrivo Ripple in termini di variazione relativa. Delta VO su O viene D per TS su RC. RC lo chiamo tau, è la costante di tempo del gruppo RC d'uscita. Quindi di nuovo, anche in questo caso,
c'è un'espressione che è lineare, non è quadratica come prima, ma insomma per ridurre il ripple il più possibile, quel D vale caso peggiore 1, insomma poi dipende un po' dalla tensione d'ingresso, ma insomma caso peggiore vale 1, quindi per ridurre il ripple il più possibile devo ridurre la frequenza di, devo ridurre il periodo di switching, quindi aumentare la frequenza di switching, oppure devo aumentare la capacità. Il rapporto è questo, ecco, se, siccome è importante questo dato perché spesso dal punto di vista delle specifiche viene richiesto un valore massimo del ripple. Se mi si dice ripple massimo dell'1%, io so che TS su tau deve essere un centesimo. Quindi ho trade-off di progettazione, o prendo una capacità più grande o tiro su la frequenza di switching, una delle due cose devo ottenere. Ok? Quindi questo. Ok, dunque, questo è un convertitore che utilizziamo quando si vuole ottenere una tensione negativa, cioè di segno opposto rispetto a quella d'ingresso. È un'altra configurazione leggermente diversa di di convertitore, vedete di nuovo quando l'interruttore è chiuso l'induttanza viene caricata, quindi caricata di energia, cioè, accumula energia nel campo magnetico. Quando il circuito viene aperto, l'induttanza porta il diodo in conduzione e in quella fase è l'induttanza a alimentare la resistenza. Quindi quando il circuito è chiuso, la resistenza viene alimentata dalla capacità perché il diodo è interdetto, no? Quindi la capacità alimenta la resistenza. Quando l'interruttore è aperto, stavolta è l'induttanza che dà energia sia alla capacità sia al carico. Il meccanismo è simile per il verso in cui scorre la corrente nel carico, si vede che la tensione di uscita viene negativa. L'induttanza spinge corrente nella direzione che dà una tensione di uscita negativa. Quindi questo è routinariamente utilizzato quando si vuole una tensione di uscita negativa. È di segno opposto rispetto alla tensione di ingresso. Beh, basta guardare che relazione c'è tra duty cycle e tensione di uscita. Di nuovo abbiamo che durante il T-on, che è questo, la corrente sale di una quantità VD su L per il tempo di TS. Ok? Questo quando il tempo è on. Durante il T-off, che è questo, invece scende di una quantità che è, beh, in quel caso il diodo, supponiamo il diodo abbia caduta di tensione nulla. La tensione sull'induttanza è esattamente la tensione d'uscita, quindi è V su L per T-off, che è 1 meno D per TS. Okay? Il segno è negativo perché, per come sono presi i segni là, la tensione, la tensione capi dell'induttanza è meno V. Okay? E a questo si capisce che V con quel segno lì viene positiva. Quindi la tensione di uscita, se il nodo basso è riferito a massa, sarà negativa. Facendo l'uguaglianza, TS va via con TS, L va via con L, io trovo V su VD in funzione del duty cycle, è questo. Viene D diviso 1 meno D. Di nuovo, quella frazione è anche il rapporto inverso tra le correnti d'uscita e d'ingresso, nell'ipotesi che tutto il sistema non dissipi niente, quindi alla fine la potenza erogata dal generatore VD per ID deve essere uguale alla potenza assorbita dal carico V per IO. Ok? Quindi quella relazione tra le tensioni e le correnti poi ci torna utile per analizzare il circuito. Ok. Giusto una nota in basso, perché anche questa è un'osservazione che ci torna utile più avanti. La corrente
corrente nell'induttanza, come vedete, è uguale alla somma della corrente della, guardando la componente continua, questi sono la componente continua della corrente dell'induttanza è uguale alla IO più ID. Questo si vede guardando il nodo in basso e osservando che la capacità non è attraversata da corrente in continuo. Ok, mi conviene usarla perché è una formula che mi torna comoda più avanti. E la relazione tra ID e IO la conosco, e quella lì scrivo ID come IO per D diviso 1 meno ID, la somma IO, e mi viene un 1 a numeratore che mi fa comodo dopo. Quindi IL, la corrente dell'induttanza, parte continua, è uguale alla corrente del carico diviso 1 meno D. Queste sono quindi piccole relazioni che nel corso dell'analisi poi tornano utili. D'accordo. Anche il nome buck boost è abbastanza chiaro, no? Perché c'è la prima parte che è quella di un buck, la seconda parte che è quella di un boost dello schema, no? Cioè, un buck nel questo duty cycle applicato all'inizio al carico, e poi c'è una parte boost perché in realtà dove nel buck c'è direttamente il carico, qui c'è l'induttanza che viene caricata e che poi spinge corrente nel carico. Di nuovo una solita analisi un pochino noiosa, ma è da fare, del limite tra conduzione continua e discontinua. Allora, al limite della conduzione continua, la come abbiamo che la corrente nell'induttanza, corrente media, deve essere uguale alla metà del ripple. La metà del ripple è indicata là con ILB ed è ovviamente TDS, che è il tempo on, VD su L, che è la derivata della corrente, diviso 2, perché prendo la metà dell'escursione massima. Che questa quantità è indicata qua sopra, no? La metà dell'escursione massima. Abbiamo detto prima, la relazione tra la corrente nell'induttanza e la corrente d'uscita era che la corrente nell'induttanza era la corrente di uscita diviso 1 meno D. Quindi questa la usiamo qui per ricavare il valore limite della corrente d'uscita, che è uguale al valore limite della corrente nell'induttanza per 1 meno D. Okay? Nello stesso operazione io qui cerco di esprimere la ILB in funzione di VO invece che in funzione di VD, e quindi per esprimere in funzione di VO mi ricordo che la relazione c'è tra VD e VO ed era D diviso 1 meno D, quindi il D se ne va con questo e l'1 meno D invece mi viene al quadrato. D'accordo? Questo perché voglio esprimerla in funzione di VO. Ok, a questo punto ci siamo, dunque IO B in funzione di D ha un andamento parabolico, che guardiamo questo, quello ILB non lo guardiamo, non ci serve, io da qui ricavo questo, IOB max è T S per VO diviso L, quindi questo è un andamento parabolico e questa è la curva che ottengo. La parabola in funzione di D. Questa mi servirà poi per definire la frontiera tra la conduzione continua e la conduzione discontinua. Allora, vediamo cosa avviene in conduzione discontinua. Ovviamente la situazione è di questo tipo, cioè la corrente sale, scende durante il tratto T-off e poi viene azzerata, viene bloccata, in questo caso nell'esempio che abbiamo fatto viene bloccata dal diodo. Allora,
di nuovo abbiamo la solita operazione da fare. Imponiamo che durante un periodo completo la corrente non vari, quindi la parte in salita, che è questa, quando è applicata VD all'induttanza, sia uguale alla parte in discesa quando è applicata VO all'induttanza, e questo mi dà relazione tra VD e VO. Ok, questo e questo, questa roba si semplifica, ottengo VD su VD uguale a D su delta 1. Per la solita relazione che assume assenza di perdite nel convertitore, questo è uguale anche a D su IO. Quindi qui siamo nella fase di conduzione discontinua. Gli elementi sono sempre gli stessi, dopo questo c'è la corrente media in L. Allora, la corrente media nell'induttanza per TS deve essere uguale all'area di questo triangolo. L'area di questo triangolo è l'altezza per la base diviso 2. Quindi questa è altezza, questa è base e questa è diviso 2. Quindi di nuovo, qui un po' le cose ovviamente si ripetono, un po' di cose si semplificano, TS con TS da una parte, poco di più. Quando conosco la corrente media in L, posso conoscere la corrente media in uscita tramite questa relazione. E quindi ricavo io. Questa relazione viene sempre dal fatto che IL è IO più ID, quindi se scrivo IO più ID al posto di ID sostituisco IO per D più delta 1, trovo questa roba, questa espressione qua. Adesso se uguaglio, questa qui è l'espressione prima ricopiata, se uguaglio queste due relazioni mi si semplifica un po' di roba, si semplifica un D più delta 1 al numeratore a destra e a sinistra, e se mi viene IO su IO bmax, che è questa roba qua, con la VO, è uguale a D per delta 1 per VD su VO. IO bmax l'abbiamo calcolata prima. Una volta che ho questa espressione, qui ho anche delta 1, al posto di delta 1 con questa cosa qua la sostituisco e tolgo delta 1 e lo metto in funzione di VD su VO. Vedete, alla fine voglio arrivare sempre a un'espressione di questo tipo, voglio scrivere D in funzione del rapporto tra le tensioni di ingresso ed uscita e la in funzione della corrente di uscita normalizzata rispetto a un parametro interno. Una volta che ho questo elemento posso mettere tutto insieme e tracciare un unico grafico che comprende sia la parte di conduzione continua sia la parte di conduzione discontinua. Allora, la parte di conduzione continua, quando io ho maggiore di OB, che è l'espressione di parabola che avevamo trovato prima, in quel caso lì abbiamo visto D era uguale a VO diviso VD meno VO, quindi in funzione di IO normalizzata, la D è fatta da rette orizzontali parametrizzate in VD su VO. Quindi di nuovo questo è quello che succede in conduzione continua, la regolazione, cioè il controllo si fa semplicemente valutando la tensione d'uscita, confrontando la tensione d'uscita con un riferimento che abbiamo. Quando invece siamo in un'operazione discontinua, entra quell'altra espressione che abbiamo appena trovato, qui c'è un meno, entra l'altra espressione che abbiamo appena trovato, che vedete porta D a 0 quando IO va a 0. Di nuovo l'andamento con la radice quadrata.
diciamo, quindi questo andamento con la radice quadrata è una costante di queste espressioni. Anche in questo caso il ripple si valuta nello stesso modo. Di nuovo abbiamo visto durante il periodo, quando l'interruttore è chiuso e il diodo è spento, la carica il carico viene alimentato solo dalla capacità. Quindi il ripple, la variazione di tensione, è uguale alla variazione di carica nella capacità diviso il valore della capacità. La variazione di carica sarà la corrente che eroga la capacità, che è V su R, per il tempo durante il quale eroga, che è il T-on. Questo posso esprimerlo in funzione, in termini relativi, quindi la variazione di VO diviso VO è uguale a D per, di nuovo, compare TS diviso tau. Quindi è esattamente la stessa cosa che avevamo nel boost. In questo caso non è cambiato niente. Ok, proviamo, tanto facciamo un'analisi più veloce, a vedere un altro schema, il cosiddetto convertitore Cook. E assomiglia molto al precedente, si usa per tensioni negative. Allora, qui la caratteristica particolare, come vedete, è che ci sono due induttori e una capacità. Anzi, due capacità. Questa è la capacità di filtraggio, essenzialmente. Questa è la capacità attiva, è quella più importante. Dunque, lo schema è semplice e il meccanismo è carino, in realtà, di questo convertitore. Guardate com'è che funziona. In pratica, il switch è uno solo, è posizionato qui. No? Cosa succede? Vediamo una prima assunzione, è bene indicarlo. Supponiamo che C1 sia molto grande, di modo che praticamente la tensione su C1 non cambi, che sia costante. Allora, innanzitutto si vede bene che VC1 è uguale a VD più VO, perché in continua, no, la parte in continua, la caduta sulle induttanze è nulla, e quindi VC1 è VD più VO. Quando l'interruttore è aperto, come in questo caso, che cosa succede? La corrente scorre per questa via, no? Quindi C1 si carica attraverso L1 e attraverso l'uscita. Quindi prende energia dall'ingresso, prende energia dall'ingresso e prende energia da L1, in questa direzione. Mentre invece di qua il carico viene fornito da L2, quindi c'è un giro su quest'altra maglia, L2 che dà energia a carico. Quindi avvengono questi due flussi concentrici che passano tutti attraverso il diodo. Quando invece l'interruttore è aperto, ovviamente avviene una cosa opposta, cioè quando l'interruttore on è chiuso, a questo punto è l'interruttore ad essere chiusa, la L1 si carica attraverso l'ingresso, ok, e la C1 invece dà per questa via energia alla L2 e al carico. L'altra C in pratica fa da filtro. Quindi se guardate ciascun componente, L1 si carica prima e poi caricherà la C1. C1 viene caricato da L1 e da VD e durante questa fase, quando il switch è chiuso, alimenta
il carico. Ok, vediamolo un attimo nel dettaglio. E mi sa che mi conviene, abbiamo fatto le 30, forse ripartiamo da qua mercoledì, facciamo un'analisi più con calma.